Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste, la risposta è col cazzo! È passato quasi un anno da quando Roberto Marcato, assessore veneto della Lega, attaccava così Fratelli d'Italia, che reclamava più spazio nella giunta. Da allora in regione i rapporti tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Salvini non solo migliorati. Su un tema così delicato, come anche il fine vita, registriamo punti di vista diversi, registriamo sensibilità diverse. Ma ora Fratelli d'Italia reclama la presidenza di regione. Ecco, io credo che Fratelli d'Italia per due ragioni possa avanzare questa propria disponibilità. La prima, la più importante, è che i veneti hanno dato un mandato certo e chiaro. La seconda è che abbiamo una classe dirigente diffusa. La terza, mi permetto di dire, che Fratelli d'Italia non ha nessuna regione del Nord Italia. Ad aiutare la Meloni sono anche le tensioni interne alla Lega in Veneto. 2014, 2011. Poi dal 2009 sono diventato militante. Prima ero sostenitore, perché per diventare militante c'era tutta una trafila mica tanto semplice. Obiettivamente questa Lega non è la Lega che io ho abbracciato quando ho deciso di fare militanza all'interno del partito, insomma. Cos'è cambiato? Ma è cambiato tutto, cioè quando il partito si chiama Salvini Premier c'è qualcosa che non quadra. Poi purtroppo noi veneti abbiamo un grande generale che sa che ha un esercito, però non andiamo in battaglia. Ma la questione potrebbe essere risolta con il terzo mandato di Zaia? Parcheggiando Zaia di nuovo un'altra volta in regione, probabilmente lo status quo resta là. Si entra in questo contesto e il dibattito non diventa più se è giusto o se è sbagliato, ma diventa, come ha detto Tajani, una legge quasi a persona. Ecco, secondo me questo dibattito si poteva fare qualche anno fa.